È successa una roba strana. La luce, la pila qua, si è spenta da sola e non si accendeva più. Prima che succedono robe strane. E abbiamo sentito tanti rumori e ci stiamo cagando addosso. Non ci credo, questi lo usano per No. fare le fatture. Ma che Sì, fatture? gli Ma va, spilli. queste servono per fare il punto croce. Ah, che cos'è il punto croce? Non l'ho visto. Quel disegno lì lo vedi? Viene ricoperto di fili colorati. E quindi non so che cosa servono questi cosini per annodare. Vedi? Vedi che in fondo lì dove ci sono i chiodi ci sono dei fili Ah, annodati. è vero, sì. E quindi Compone queste il cose disegno. qua si compongono il disegno con queste cose. Cioè, assurdissimo, che la cazzo di No, beh, lavoro è da appunto. pazzi è. Sono tutti bianchi. Secondo me questi sono anche bottoni di osso. Adesso. Eh sì. In che senso? La tua Famiglia. famiglia. Cos'è? È cosa del... Oddio, Chi è? sai che cos'è questo? Cosa? Questa è quella cosa che va sulla corona di fiori del funerale. Chi l'ha Minchia. messa così? Ma veramente, poverina. Tristissima. Ma chi l'ha messa appesa? Ah, io non l'ho messa, Che sicuramente. ansia. Oh, mi sta sul cazzo a me camminare sui libri, guarda, è una roba che non sopporto. Ma è inquietante anche quello, cioè. E anche questo è abbastanza Questo sul inquietante. divano, poi ci sono gli altri due. Anche. Gli altri due pupazzi. Là in alto. Qua c'è uno schedario pieno di documenti. Perché c'è lo schermo Si vede che avevano una ditta. qui? È vero. Tutti i documenti. E te l'ho detto, era una persona precisa. Hai Questo ha proprio lasciato sentito parlare? No, perché stavo... Allora, quando ho detto è una persona precisa, ho sentito una voce che ha detto sì. Te lo giuro. Ha detto sì. Tostapane. Cosa ci servirebbe a casa? C'è una torcia, una torcia scherbazzi. Dov'è? Ah, questo. Dice che va ancora, no? Serve a casa, è vero. Il tostapane serve a casa. Serve sempre. Oh, c'è un botto di roba qua. Sì, è Anche vero. delle sicchezze di siringhe. No. Si doveva fare le iniezioni. Boh, Si sta proprio si la scatola. faceva le iniezioni di tè. C'è il tè. Ma quante medicine che c'aveva? No, si vede che era proprio la casa di un anziano. Lunga vita. Ecco perché è arrivato a 100 anni. Guarda qua, ci Grazie a quel minchia me lo porto a casa, no? Grazie a Grani di questo. lunga vita, grazie a queste è andata a 100 anni, ragazzi. Oh, hai detto Oh, e l'avete niente. lasciato ancora qua, c'è dentro Senna. Che è il Clisma Flit? Cos'è il Clisma Fit? Questo. Il Clisma Fit Flit serve per cagare, è una soluzione rettale. Direttamente. Direttamente nell'ano e... Ecco. Non le medicine che c'avevo. Oh, erano tutte medicine. L'unguento. Transversal. Pure l'unguento c'aveva. Unguento ittiolo. Questa magari tipo dopo la doccia si spalmava Di l'unguento. unguento, che schifo. No, invece fa bene L'unguento. Ma magari. l'unguento ittiolo sarà una Ah, non è cosa... un olio. Si esplode tutto. No. Che Sì, cazzo è? Guarda! l'anziano. Non ci credo! È Guarda! un fischio. Questo è il fischietto dei cani. Quello che C'avevano un fa gli cane, ultrasuoni, c'avevano. sì. Questo è il fischietto degli ultrasuoni. No. Cazzo, se non fosse così sporco lo suonerei. Che senso di ultrasuoni Questo fa un fischio ho? Acuto? acutissimo che lo Non lo sentono solo i fare, che cani. ci ammazzi.
Ma noi non lo sentiamo. Non lo sentiamo. No, lo sentono solo i No, non cani. sapevo sta roba. Che strano. Poi c'è questo, No, ancora sto coso natalizio questo fa che schifo. è. Guarda che ansia. Perché c'è tutte le robe natalizie in giro per casa, Perché mi sono stai facendo rimasta. vedere il suo ano? L'ano di Babbo Ma che Natale. c'ho? C'ha l'asta dentro. Quanta roba c'è? Guarda questa l'ho appena comprato, qua l'etichetta c'è ancora. Ancora etichetta in Cina. Io ho le mani tutte I unte. Guarda, fiori. altre Ma cose di Natale. tutto di Natale. Ma non è che è Mamma mia. morta a Natale? O poco prima, Se no poco. è morta a Natale perché sono rimaste tutte le robe natalizie. Nel sacchetto. Ma c'è il calendario, si può leggere l'anno? No. Ah sì, era il 2000. Come 2022? C'è scritto sul Come calendario. 2022? Minchia, l'altro ieri, C'è scritto figa. E 2022. allora è stata abbandonata nel 22 sta casa. Porca troia. Però magari la vecchia è morta prima, poi sono arrivate altre persone e l'hanno Può abbandonata darsi. dopo. Non conoscevo i proprietari. È recente. Recente, sì, L'abbandono. l'abbandono è recente. Oh, però avevo lo stesso vizio di mettere i cosi turaccioli Sì, infatti. nel... Sì, cavolo, infatti. Perché qui si hanno aperto sta roba? Questo hanno fatto gli urbex, E che eh. Cioè, cazzo per di quel senso cazzo di c'è? motivo. L'hanno svuotate. Ma perché? Non lo so. Quella qua là è nuova. Cazzo, è vero. No. Quando scade quell'acqua. Sul Ah, sul tappo. 2024. Il 05 2024. È scaduta da 3 mesi. Dopo. Ancora buona, se vuoi bere. Vediamo se ci abbiamo siti. Sì, ma dimmi che. Le cose sono due. O quelle cose natalizie così non sono robe della vecchia, ma delle persone che sono andate via prima di lei. Ma hanno lasciato tutte queste robe No, ma sue. infatti. Comunque, cioè, questo è strano. Queste pillole strane sono, sembrano delle caramelline. Sono più le per cosa, poi. Xatiolal. No, Xatiolal. Xat... Oddio, non riesco a leggere. Questa è la coppia che. Xatral. Hai Qua c'è scritto. Ha la memoria carissima di. scorreggiato? Mica che odore. Giada, però, minchia. Ma quanto cazzo. Ma preferisco che fai rumore, non che fai puzza, per favore. Ma dentro c'è, dentro sono proprio scombussolata. Vedo che c'è la pancia No, gonfia. no, questo è perché c'ho. A parte che sto gonfio, c'ho 3000 filtro. Scusa, lo so, ci sarebbero le puzze. Comunque qua ha la memoria carissima di. E quando sono morti? Nel 1900. Una è morta nel. Nel 2004. E lui nel Quindi era centenaria nel 2004. 1995. Oddio. E lui nel E 2005. quindi non era lei che viveva qui adesso. Era tipo la figlia. Sì. Eh sì, e che ha lasciato tutte le robe sue. Scusa, non sono riuscito a resistere. Trammettiamo che scorreggia la Sì, tua. infatti. Questo è morto nel 1995, invece. No, assurdo. È morta dopo lei. Che strano. No. Vabbè, comunque era una persona che... molto Molto cara. cara. Basta scorreggiare, è Basta rimasta la puzza scorreggiare. lì. No, Non vieni è di qua, scorreggiare. Qua qua ci abbiamo siamo già messo andati. sale. Ma vedi che c'è una lica? No, questa è bruttissima. Qua è bruttissimo, Giada. Abbastanza. Questa mi fa cagare sotto. Qua c'è da cagarsi in mano, Non si scorreggia nulla. veramente. Non scorreggiare qua. Guarda quello specchio. Scareggia Ma che dall'altra parte. specchio. Eh? Ma che specchio. Sì, ti vedi solo un pezzo. Non so. Tipo qua. Cosa cazzo è Sentite. stata? Ho sentito un botto. Impressione, ma...
No, vabbè, no. Ma secondo te perché c'è tutta quella segatura là per terra? Infatti. C'è qualcosa. Da sopra non arriva, però. Da dove arriva? Da dove arriva quella segatura lì? Non capisco. O dei materassi o delle coperte. E c'è quel maglione lì. Ma che cosa c'è? C'è una spazzola straconsumata. Cioè sta spazzola è stata usata per 100 anni. No, vabbè. Porca vacca. Guarda i capelli, ancora i capelli. Ma poi i cosi ci stanno per i capelli. E quello che cos'è Gerusalemme? Flower from Holy Land. Questo che cazzo? Sai che secondo me erano comodissimi questi letti, perché i materassi sono tipo spessi. Ma vedi che qui. Sì, ma da dove arriva? No, arriva da sopra allora. Ma non è. Non vedo che è rovinato, però. Appunto. Sì, ma che è quel coso, scusa, a terra? Questa è una prolunga della luce. Però. Boh. Dal letto. Capisco. Ma c'è qualche animale. C'è ancora più muore. Questo è inquietantissimo. Cioè, quella lì è impressionante. Di lato così. Ma anche la cicletta e questo salottino sono. Sì, paurosi. La sigletta vecchia. Che ansia, inquietantissima. Qua c'è una chiave ed era anche un pescatore, oltre ad essere un cacciatore era un pescatore. Pure, ma era tutto questo. C'ha tutto lui. Lui o lei, non so. Lì c'è della cacca. C'entrano gli animali. È brutto quel disegno. Non lo metterei mai in camera. Ma infatti. Adesso arriva il pezzo forte, Giada. Perché ho paura? Ma che bagno bello qua. Noemi e Giada. Era qui. Scusa, quale sarei tra le due? Questa? E tu sei quella, sì. Sai che questa assomiglia a Noemi, è vero? Assomiglia a Noemi. Cioè, il profilo è uguale. Eh sì. Cioè, il naso è quello. Ci siamo noi, ragazzi. Giada e Noemi. Ho capito. Noemi e Giada. Siamo identici, ti guarda, sì. Così. Come sta? Così. Così. Sono uguale. Che dice, devo scorreggiare. Bravo. Capisco come sempre. E Noemi tutta contenta. Sì. Fabio si è tirato a scorreggia. Vai, scorreggia. Che cazzo è stato? Cosa? Oh no, sono stato mica che spavento. Oh, che puzza che c'è in questa stanza. Porca vacca, che stanza puzzolente. Come fa a puzzare così tanto? È bruttissima questa stanza. Guarda quelle vestaglie là. Ma proprio vecchie, è rimasto così. Cioè, la nipote ci è venuta a abitare? O qualcuno comunque ha lasciato tutto? Come prima. Perché è impossibile, c'è tutte le robe vecchie di loro. Infatti. Non capisco quindi. Di loro dei centenari? Ma magari. Come fa a essere del 2022 col calendario? Può darsi che lei era vecchia e si è tenuta le robe dei nonni, non lo so. O comunque che era anche lei vecchia e quindi. Cazzo, sto letto è quello che voglio io. Ma questo è figo, lo sai? Sì, ma. Cioè. Che immagini? È proprio. Sarebbe bene a casa mia sto letto. Sì, un sacco. Ci si abbina. Ma che bella questa. Una bellicciola. Tutte le immagini dei nipoti. Qui c'è un coso dell'aerosol. Qui sono tutte le immagini dei nipoti. Quel signore lì io l'ho già visto in giro. Come l'hai visto in giro? Perché io sono di queste parti. Cioè, no. Non adesso, Oh, c'è di nuovo quella foto che avevo visto di sotto. Vedi che erano marito e moglie. Sì, da giovani. Ma lui era più. No, ma no, non può essere suo marito. Secondo me era sua figlia.
Come il figlio. Dai, lui è molto più è più giovane di lei, giovane, cioè è lei vero. era Sono loro centenaria, due, secondo me, la coppia, eccoli. Eh sì, ma infatti giù abbiamo visto che sarebbero era questi morto nel due da 96, sì. giovani. Sembri te da giovane, cioè te all'età sua. Ma che cazzo dici? Se vedi una foto di tua da giovane, Ma non è eri vero. così. T'ho detto che non è vero. Sei stata Sono te. io con la torcia. Ti sto facendo perso. Ma perché è stato un Secondo te cosa c'è in quella valigia? Quella dove? valigia. Aprila. Secondo me che c'è? Aprila. Grazie. Niente. Vabbè. Quella palla lì che rimane Sì, infatti, è un po' è tanto. una si chiama una candela. Pieno di robe, pure là un'altra roba natalizia. Che Anche il Babbo Natale. Babbo è? Una stampella? Sì, una stampella che serve per pulire dalle polveri. Che robe strane. Elettrosolfuri. Cos'è sto schifo? Ma non toccare! Ma cazzo tocchi? Magari è vomito, che cazzo Ma che tocchi? Ma vomito! cos'è, scusa? È Ma come colla! colla? È colla! Che Qualcuno ha cagato però. puzza! No, non hanno cagato, perché secondo te hanno cagato? Hanno cagato perché sono dei coglioni. Cioè, Madonna! gente che caga nel Infatti nei perché non cessi. tende a cagare i cessi delle cose più Non lo so, abbandonate? c'è il prato fuori, cagate fuori, poi qui rimani per sempre. Ci stanno asciugando. No, non riesco a... Chiudi la porta, va bene. Mio, come si fa a essere così Che difficile? schifo. Ma giù al sud fanno così. Al sud, lì, da te, a Roma. Ecco, Però non abbiamo mai trovato merda nei cessi. vedi, Quando solo andavamo in qui al giro. nord si fa. A me te l'ho detto che qua. Questi... Che cos'è? Non lo so, ci sono questi segni sul muro che mi inquietano. Anche là c'erano. Vero. Cioè, che cazzo sono, scusa? Guarda che segno pure là. Che ansia. Ma perché infatti? Non lo so. Dai, Michele. Salutiamo noi, Meggio. Salutiamo noi. Sì, c'erano i cani. Eh sì, c'erano i cani a caccia. Era un cacciatore. Questa l'ho vista. Sì. Adesso dovremmo andare su di sopra. Per fare una pausa. E qui era Ah, esatto, dove ho vero. fatto la foto di prima. Ah, è vero. Era qua, qui, erano sistemati qui Madonna. così. Né? Che strano vederla in foto. È che strano vederla adesso che non c'è più nessuno. Esatto. Cioè fa stranissimo come cambia, tipo. La tristezza. Sì, infatti Minchia. Guarda quanti pallini da caccia! Merda! È pieno di pallini da cacciatore. Anche quel cazzo di coso lì è troppo da cacciatore. Ah sì, perché l'altra volta abbiamo visto che praticamente... No, ma che bordello! Ma è un casino. Ma quando siamo venuti noi non c'era così bordello. Questi sono i proiettili. No, hanno portato via tutto. Allora, lì dentro, qua, dove ci sono quei ganci, cioè nel video che abbiamo fatto noi l'altra volta, c'erano delle facce inquietantissime, dei quadri inquietantissimi. No, Li tutti hanno rubati. portati via.
li hanno rubati, non so per quale motivo li hanno rubati. No, ma poi ancora i proiettili, no? Della gente. Sì. Perché era un cacciatore. Qua c'è un pezzo di fucile. Guarda. Questo è un pezzo di fucile. Che strano. C'è pienissimo di robe. Di robe e buttate per terra, mi dispiace tantissimo. Ma per la televisione pure. Vecchissima. Cioè, non so, ma che cazzo cercano? Ma infatti. Cioè, quei quadri lì perché li avete portati via? Spiegateci perché li avete portati via. Sì, ma infatti che ci fai con i quadri? Là c'è pieno di piumini, saranno ancora buoni, no? Guarda quello rosso, che bello. Ma quello è proprio incartato. Quello è un materasso. Proprio no, incartato? È incartato, cioè, è nuovo. Dentro cose di plastica. Guarda, qua c'è la postuma. Questa ce l'ho quando bevo troppo. La postuma. Canzoniere. Che cultura è? Sono le canzoni da postuma. Infatti c'è scritto: ma questa carne di somaro infame la pago per vitella. Di Lorenzo, guarda, non l'avevo letto. È tuo? Sì. L'ho scritto Lorenzo. Io. Diploma. Il cappello, il bombetto. C'è un fucile. Ti proietti, no. C'è tutti così. I cappelli. Che ansia, veramente. Andiamo di là, dai. Qui c'è anche un rosario. Che c'è? Che ansia, che giochi. C'è fighissimo. Oh, quel letto lì è bellissimo. C'è. Ma sai quanto sarà comodo con quel materasso? Sì. Poi è alto. Ce ne sono 5 di materassi. Per forza è comodo. Sì, ma... cioè, è comodo perché ci sono 5 materassi. Sì, ma tipo il legno alto, è bello, grande. Non è un po' troppo da nonno? È da nonno, però mi piace. Lo fare così, ma rosa fashion. Rosa, bello. Però c'è il buon gusto. Fatto moderno, ovviamente. Sì, sì. Però così, moderno ci sta. Perché poi questo pavimento è bellissimo. Lo fare da Barbie. Da Barbie, ci scriverei là nel quadrato Barbie. Guarda che pavimento, infatti. Neanche l'hai imbarcato. È di quelli proprio vecchi. No, a me piace sta sedia invece. Carina, che comodo. È una bella casa. Qua c'è un materasso. Un altro cesso. Qui l'avevano già svuotata, però è pieno di merda quel cesso. Ma ti rendi conto? Adesso ci vola addosso con la sedia. Che ansia, infatti. Oddio, sto schiacciando dei calabroni secchi. Senti, minchia, ha fatto crack. Dove sarà il nido dei calabroni? Che schifo. No, ma puzza, ma assurda. Non è che puzza, sì. Che schifo. Allora, da qui abbiamo finito la stanza. La casa. Adesso, ragazzi, dovete spiegarmi
Che cazzo è sto coso? Ma che è? Che ma cazzo? Per fare le pietre? Non lo so. Ma chi sarebbe? Non lo so. Questo si muove, sembra... Qui c'è una molla, una roba dentata. No, mai visto sto coso. Ma neanch'io. Tipo sti brillantini. Questi brillantini, secondo me, serviva per fare gli effetti di luce. Dici? Al posto delle luci che ci sono. Tipo delle luci? Al posto delle luci, tipo ora che metti per fare la discoteca, sono questo girava. Eh sì, questi qua. Andavano e a molla. La luce. Erano delle luci stroboscopiche a molla. Che strano, vedi com'era nell'antichità tutto più, cioè, più così, più manuale, non lo so. Tutto più analogico. Poi c'è proprio queste pietre, alcune staccate. Però non lo so, mi sa che non è proprio quella lì. Non è la luce stroboscopica. E che cosa serve? Serve per fare i cappelli di Napoleone. I cappelli? Cappelli di Napoleone servivano. Per quello dici? Sì. Davvero? Sì. Cioè producevi i cappelli con sto coso? Sì, questo coso faceva, era uno stampo per fare i cappelli di Napoleone. Ma che cosa? Ma tu ci credi sempre, minchiate. Vabbè, perché Lorenz... E dice stronzate dalla mattina alla sera. Dice stronzate dalla mattina alla sera. Vabbè, Giada, abbiamo finito quest'ala. Se ti ricordi, noi siamo andati giù. Abbiamo fatto tutta la parte, quella della veranda. Quella sotto. Poi abbiamo fatto le scale e siamo andati in su. Sì. Ok? E siamo arrivati su fino al terzo piano. Noi potremmo, adesso, da qui ho visto che c'è un balcone, potremmo uscire dal balcone. Perché c'è un'altra ala? Eh sì. Ah, cazzo. Io uscirei dal balcone e andrei a destra o a sinistra. Qui c'è una scala per venire su. Minchia che ansia. C'è qualcuno qua? Oh, occhio che il pavimento è imbarcatissimo. Porca. Questa mi sembra abbandonata da pochissimo però. Sì, infatti rispetto all'altra. Ne? C'è il coso del gatto. C'è anche il coso del gatto. C'era graffi. Che roba. Questa c'è tutto più moderno. Guarda il portapane. Vabbè. Ma le robe che ci sono. Bel tabacco. C'è le stiche. C'è, guarda. C'è va che radio? Enorme. Fammela vedere da qua. Immenso. Cos'è che c'è di là? Un letto enorme. Figa. Guarda. Che giornale. Prealpina. Ma non me lo ricordo questa notizia. Di quando è? Del 2012. Io ero in India, cazzo. E allora non potevi saperlo. Io c'avevo 11 anni. No, ma che 10. Questa che è Mister Ignis. Sarà Lorenzo, c'è scritto. Ti sarà Lorenzo. Sei dappertutto il tuo nome. Lorenzo. Lorenzo. È Lorenzo. E sei dappertutto il tuo nome. Ma che angioletto. Quello non porta piscia, no? No, te lo regalo? No. Che odore, madonna. Che odore, ma quello è un gioiello. Che? No. Latte corpo, c'è idratante. No. No, non so che, è un campanello. Per i gatti. Quello che cos'è? Latte corpo? No. Grana padana, serve per grattugiare il grano. Grana padana. Qua ci sono... Ma scusa, ma questo qui aveva la...
La credenza con i bicchieri nella camera da letto. Ma modernissimi, tutti puliti poi. Ma infatti, secondo me qua è recente. È recente, cioè dall'odore che viene fuori dai mobili. Sì, infatti non sembrano tanto... Che cazzo è sta roba? Automoto, Luna Park. Ci sono i biglietti di Luna Park. E qua c'era un'altra. C'è odore proprio di abitato di vecchia, eh. Mm-hmm. Vero? Madonna. Ma qua sembra proprio che la vecchia sia ancora qui ad abitare. Mi è arrivata proprio la svampata. Cioè, la svampata. La svampata, quando sono entrata nella stanza è arrivato. Prova a chiedere se è qua, di fare un rumore alla signora. Ok, anzi. Se sei qua, cara anziana, fai un rumore. Ecco il rumore. L'ho fatto. Che bel lampadario. Hai scorreggiato? No, che vuoi vedere. Cioè, tutti questi tempi. Si aspetta, dai. Però vedi, i mobili, i vestiti li hanno portati via. Sì. Beh, sì, è vero. Non ho lasciato nulla. Madonna, cioè questi teli bianchi così appesi. Sì, ma perché tutti i teli ci mette? Si è sentito? Non sentite i botti? Cioè non sente una macchina qua fuori? È chiusa. No. È chiuso. Mica sentivo la macchina qua fuori. Mi è venuto un colpo perché ho sentito proprio una botta allucinante. A me non piacciono neanche quei cosi lì dell'umido lì così. No, è tutto ansioso qua, cioè. Belle tendine, ancora nuove sembra. Questo che cazzo è profilattici. Al limone? Oh, comunque i ladri sono sempre, cioè aprono e lasciano lì. Qua sono tutti ladri che cercano le cose e poi lasciano. Ma lasciano proprio così. Guarda, queste tende nuove, cioè. Non sono nuove per niente. Andiamo di qua. Questo. Cos'è? Si apre. Sì, è un camino. Ma faccio un disastro. Ma quella buona è abbandonata. Sì, però è tipo un garage. Merda. Ma quanto cazzo è grande sto posto? Guarda che signorina. No, vabbè. È piccolissima. Guarda, c'è anche tutta sta roba. Che strano. I fiori sembrano veri. Sì, infatti, è ancora la macchina da cucire. E in questa stanza fa anche più freddo. No, bellissimo quel frigo. Bellissimo. Beh, bellissimo. È originale, questo lo facevano qui, È enorme, poi è tutto rosa. La parete rosa. È vero, tutto rosa. Che figo. E quel buco là? Cazzo, è crollato tutto. Ma chi è? Boh. Ma forse era una canna a fumare. Che cazzo sono, una mano? Sembrava ci fosse una mano. Magari era la mano delle mani mozzate. L'ha nascosto qui dentro.
E qui è verde. Che colori. Madonna, guarda quelle. Quelle scarpette. C'è ancora le scarpe. Ma quindi questo era collegato all'altra casa o no? Anche qua. C'è il pavimento che non è bello, oh, anzi. Cazzo. Guarda che crepa, mica qua. Crepa. Ma qui sta venendo giù la casa, secondo te? Minchia. La condivido, secondo me. Eh? Oh, appunto. Non regge qua. Figa, qua sta venendo giù la casa. Sì, da là. E poi il pavimento. Cioè, il pavimento rimbalza. Sì. Rimbalza proprio. Andiamocene. Tanto qua non c'è più niente. Anche qua hanno provato a chiuderla. Ma sta crepando. Sì, sta cadendo sta la casa. Ora dobbiamo scendere da quelle scale e andare al secondo piano. Ok. Andiamo. Questa qui è una casa, ma non è una casa, eh. No, infatti, è un garage. È un garage. C'è il contro il soffitto lì, il solaio, ma io non ci vado. Non ci voglio. Poi è già enorme sta casa, figa. Appunto. Qui c'è scritto le mie iniziali. R. No, B. BF. Chi è BF? Bella figa. È figa. Bella figa. Bella figa. Usciti dal forno. Non ho mai sentito una roba del genere. Oh. Cos'era? Era un pipistrello. Un pipistrello. Ma com'è possibile? Che si sente l'odore? Non lo so. Andiamo a vedere. Magari sotto quello stanno cucinando. C'è qualcuno qua? Ah no, ma da qua ci siamo già passati. Era quella di prima. Quella della scopa. Ah, è vero. Quindi tutto questo piano l'abbiamo già fatto. Sì, questo l'abbiamo già fatto. E anche quella l'abbiamo già fatta. L'abbiamo fatti tutti. No, ma l'odore di biscotti è allucinante. Assurdo. Come cazzo facciamo? Prova ad andare di là. Cos'è stato? Però non c'è più l'odore. Lo senti? È vero. Qua non ci siamo stati. Mica che mucchio. Madonna, ma tu rompi natalizi sempre. Guarda. Le tue foto. Hanno fatto tutta la... Hanno rubato la cosa. Vabbè. Che hanno rubato? La cassaforte. Cazzo, è vero.
Urca. C'è una lettera. Madonna. Quella veste, che ansia. Che cazzo di veste è? Giorno seguente a quello in cui io non riesco a leggere le lettere, non ci capisco un cazzo. Quello che cazzo è c'è a Poi nulla. scrissi la mia ultima lettera. Ricevetti finalmente la lettera della mamma. Forse perché il tempo passa troppo. Certamente che mi sembrano i giorni lunghi come settimane. Come l'ultima lettera? Che ansia. Oggi è arrivata notizia buona. A Bolzano, al comando militare. Questo è osso. Cos'è questo rumore? Ma lo senti? Senti grattare? Non è il pavimento. No, no. Era qualcosa che grattava qui. Vuoi leggere la lettera? Non ci voglio. Già nel nostro video di prima abbiamo letto una lettera. Certo che è veramente un'ansia sta casa. Lì c'è anche del vino appoggiato. C'è scritto anche Lourdes. Ah no, L'acqua di Lourdes. l'acqua di Lourdes che è diventata gialla come la pisce. Pieno di questo qui andava tutte le volte, tutti gli anni a Lourdes. Perché cazzo ti assomiglia? Chi mi assomiglia? Quello. Qua il bambino. Sì. Ma qui non ha smontato un armadio. Smontato l'armadio. Sì. Vedi, qua ci sono i pezzi di armadio. Vedi con le persone. Vabbè. Ha smontato l'armadio. Che borsette in giro ci sono. Quindi come abbiamo fatto a mancare questa... Ma qui c'è un'altra casa, figa. Ma ti rendi conto? Come abbiamo fatto a non No, venire infatti, com'è possibile che non l'abbiamo visto? Passiamo avanti. qua? Minchia, questa stanza con le cose rosa è veramente devastante. Questa è importantissima. Ma Questo sarei io? Questo dovrebbe assomigliare guarda. No, mi sa che... a me. Assomiglia più a te, scusa. Ma no, ma Guarda, uguale. dove? Mettiti sul vetro. Non mi assomiglia per niente. No, allora, ritiro quello che ho detto, non è vero che ti assomiglia. Ok, grazie. È un po' diverso. È un po' diverso. Sì, molto diverso da te. Ma Ma dove sono stati questi? In Africa? questa è India. In India. Sì. In India sono stati. Guarda C'è che... la batteria scarica. Devo cambiare la batteria. Fai scherpazzo. Scher... Max. Qua devi andare. Scher... Max. Non sei capace. Italia. Solo io sono capace. È perché voi lo fate sempre, lo Quindi, cambiamo la batteria. Scher... Pax. Vai. Chi vuoi chiamare?
Voglio chiamare me stesso. Come te stesso? E se compro il numero vero per le persone se lo segnano? Sono scemo io, giusto? Ti pare che io sia scemo? Sì. Sì, ok ragazzi. Ho appena composto il mio numero di telefono su questo numero, su questo telefono. Ora sta a voi vedere chi è furbo e riesce a salvarselo. E chiamarmi. Oppure... E chi no. O chi no. Vabbè. Aspetteremo le chiamate. Questi erano i vecchi cellulari. E quella. Mamma mia che foto. Mamma mia che foto. Guarda. Non profumo più. Che schifo. Perché? Ma cosa sono delle calze sexy? Questa è la cuffietta della nonna. Ah. Oh, qua c'è una candela, eh. 69. 69. 69 era la posizione che facevano sempre. 69, infatti. Ma che è? Ma non lo so. Međugorje. Ma questi sono stati a Lourdes, a Međugorje, dappertutto. Cioè... Padre Pio anche. Ma quella è la radiolina messa là sopra il termosifone? È per fare la spirit box. Facevano anche loro la spirit box. All'epoca già andava questa cosa. Ragazzi, comunque le lettere in questa casa sono innumerevoli. Sì, stanno dappertutto. Ci sono un botto, botto di lettere. Assurdo. È pienissimo. E mi immagino le mie, quelle che ho a casa quando morirò, che le leggeranno gli urbex. Cosa? Anzi, le leggerà Giada. Le leggerò io, me le quando prendo non io. Tornerò dall'Algeria. Dai. Starò in ansia 2 giorni. Madonna. Ti chiamerò tutto il tempo, finché non sia tornato qua. Guarda che bel pavimento. Cavolo. Tridimensionale. Ma questo era il suo pavimento che stava a Villa Marcella. Camilla. Scusa, perché sono Marcella? Ma che ne so. La Villa Camilla, è lo stesso. Ah, perché noi siamo saliti dalle scale. Ma ci siamo filmati? Madonna, quelle vestaglie, sì. La croce là. La croce. Ma che cazzo è? L'armadietto dei medicinali. Oddio cosa ho trovato. No. Oddio cosa ho trovato. Le dentiere. Ma ti prego. Ma sono nuove poi, eh. Sono cartate. Mio Dio che brutte. Sai che sembrano vere? Sì. Però non pensavo che nelle dentiere ci fossero anche le gengive incluse. Beh certo. Se no dove te le metti? Quindi tu ti metti tutto, anche le gengive sono finte, quelle che vedi. Sì. No. Mamma mia, i denti, sembra che impressione, c'è anche del sangue là. Ma che schifo. Ma che schifo, davvero. Ma se li sono tolti, sono morti. Mamma mia. È morta senza denti. Mangiando il pappone di minestrina. Sì. Madonna, che impressione mi ha fatto la dentiera. Sì, infatti è aperto là. Subito, cioè, si sono viste. Subito. Subito le ho viste. Quindi noi abbiamo finito qua, giusto? Eh sì. Cos'è stato? L'hai sentito? Sì. Un botto l'hai sentito? Di spostarsi qualcosa. Di qualcosa che si spostava. Sì. L'ho sentito. Secondo me ce ne dobbiamo andare da questa casa. Sì. Cosa senti? È piena di rumori. Comincia a infastidirmi sta casa. Da dove si esce? Da dove si usciva? Andiamo a casa per farci le coccole, è meglio. Sono più bravo. E comunque l'odore di biscotti è sparito. No, guarda che c'è qualcosa di anormale seriamente, perché è come se la casa...
casa avesse vita in quel momento. E si sentiva proprio lì che non c'è più. Noi abbiamo anche i sotterranei. No, ci sono quei sotterranei. Qua c'è una stufa vecchissima, consumatissima. No, non è una stufa. Le scale. Madonna, che posto. Ragazzi, mamma, che puzza! Mio Dio, che puzza! Guarda quella muffa lì, che aliena! Mamma mia, ma guarda quella! E guarda, no, quella là invece! Occhio alla porta! Mia aliena! Madonna, ma ci navighi? Altro che muffa! Ma è muffa, secondo te? È diventata un pezzo di porta! Però, sì, ma è incredibile quanta ce ne sia. Cioè, è diventata... Basta, grida qui la cantina. Io me ne andrei. Andiamo. C'è una puzza strana. Si sento un botto poi. Questa è la casa più nuova che hanno tentato di ristrutturare. Sì. Comunque non si spiega l'odore di biscotti. Uno, perché no, chi cazzo infatti a quest'ora si mette a fare biscotti? No, infatti. Due, non ci sono abitazioni vicine da poter sentire l'odore dei biscotti. Tre, è scomparso all'improvviso. È scomparso all'improvviso, è stata proprio una vampata. Non c'è più. Come se qualcuno stesse in questa casa e li stesse, sì, cucinando. E qui c'erano le nonne. Ed era proprio odore di biscotti da nonna. Quindi, secondo me... Quindi, ragazzi... Qualcosa di anormale. Qualcosa di anormale era quell'odore di biscotti, perché adesso sono l'una di notte, l'una e mezza. Sì, sarà tardissimo. Nessuno si mette a fare... La nonnina qua dentro, stava cucinando. Ecco, sì. Quindi... Il fantasma della nonna. Questa è una delle cose più inquietanti che abbiamo visto stasera. Sì, cazzo, assurdo. Cioè, non abbiamo viste, abbiamo sentite. Proprio di fritto di biscotti appena usciti, sì, sfornati. Neanche venuta fame. I biscotti. A mangiare il rotolo di carne. Che schifo. Perché stasera ho preparato la cena e ho fatto il couscous in rotolo. Oh, la cucinatura del couscous è stata bravissima. È vero? Bravissima, brava. Era buono. Brava Giada. Grazie, okay, lo so. Quindi, questo è un video che andrà sul canale di Noemi Giada. Giusto? Sì. Non su Scherbass. Quindi abbiamo fatto continuamente Scherbass, ma per un vabbè, cazzo. Però è comunque Scherbass, cioè comunque ci sei tu che sei dei Scherbass, quindi ci sta a fare Scherbass. Mi raccomando, andate, il video si conclude qua, però mi raccomando, andate a seguire gli Scherbass, che sarebbero loro. Manca Jack, però non c'è, c'è il fantasma di Jack però con sì, noi. L'abbiamo sentito. Era lui che cucinava i biscotti. Jack, cucini i biscotti? No, non sei stato tu. È stato lui, li stava cucinando. Okay. E quindi, e mi raccomando raga, iscrivetevi, commentate, condividete, mettete mi piace. Mettete like e dislike, fate come cazzo volete. A noi non ci frega niente, fate come volete, basta che vi iscrivete. Basta che lo rompete i coglioni. Che suona, molto carini con gli iscritti. Sì, sì, fate. E raga, che dire, noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Tanti saluti da Giada e Noemi. Noemi. Ciao, sono Noemi. E quindi Scherbo. Bax. Ciao. Vai col ditino. Vai col ditino. Che col ditino. Incazzare.